Ciao ragazzi, oggi vediamo come si fa a montare un SSD M2 su PlayStation 5. Questa guida vale sia per il modello standard sia per il modello digital. Nel caso la console fosse posizionata in verticale, dovremo prima di tutto rimuovere la base svitando la vite di ancoraggio. Per farlo, andiamo a posizionare un tappetino o un panno morbido sulla scrivania e cominciamo a svitare la vite con un cacciavite piatto. Una volta finito di svitare, mettiamo da parte vite e base e appoggiamo la console con il logo PlayStation rivolto verso il basso. Una volta posizionata la PlayStation 5 in orizzontale, dobbiamo andare a rimuovere questo pannello. Per farlo, vi consiglio di ruotarla in questo modo. Dunque, il pannello deve scorrere verso questo lato. Per farlo, il trucco è quello di sollevare l'estremità inferiore a destra e spingere la plastica verso sinistra. Ed eccoci qua. Ora possiamo svitare la copertura metallica e accedere allo slot di espansione del nostro SSD. Prima di procedere, vi consigliamo di toccare un oggetto metallico per rimuovere eventuali cariche statiche dal vostro corpo. Per rimuovere questa copertura, procuriamoci un cacciavite a croce e cominciamo lentamente a rimuovere la vite. Una volta rimossa la copertura, dobbiamo svitare ancora una vite all'interno dello slot e stare attenti a non perdere lo spessore metallico. Questo spessore ci servirà per avvitare il nostro SSD in base al fattore di forma scelto. Nel nostro caso sarà un SSD M2 2280. Ok, adesso prendiamo il nostro SSD e inseriamolo nel socket, tenendolo leggermente inclinato. Assicuriamoci inoltre che la scheda sia completamente inserita. Dopodiché, posizioniamo lo spessore metallico in modo che combaci con l'altra estremità dell'SSD e, con delicatezza, avvitiamo la vite di fissaggio. Rimettiamo al suo posto la copertura metallica inserendo la linguetta verso il basso e riavvitiamo senza stringere troppo. Siamo alla parte finale. Con assoluta delicatezza rimettiamo a posto la copertura in plastica inserendola a pochi centimetri più in basso del bordo superiore. Dopodiché facciamola scivolare verso destra fino a sentire un rumore deciso. Accesa la console, una schermata ci notificherà la presenza di un SSD M2 e ci chiederà di formattarlo per poterlo utilizzare. Scegliamo Formatta SSD M2 e attendiamo la fine dell'operazione.
Una volta nella dashboard, per installare e avviare i nostri giochi PlayStation 5 sul nuovo SSD, dobbiamo recarci in impostazioni, memoria di archiviazione, percorso di installazione e scegliere in base alle nostre preferenze. Se questa guida vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciateci un like e seguiteci sui social che trovate in descrizione. Ciao!